Da lì hanno iniziato, sono arrivati a metà di quel viale dove stanno le finestre rosse. Cioè se la sono trascinata da qua? La prima lite è iniziata tra le macchine e poi dopo da lì fino alle finestre rosse quelle. Aggredita prima verbalmente in classe e poi fisicamente all'uscita delle lezioni. La studentessa della scuola media Romeo di Sant'Antimo è stata vittima di bullismo da parte di alcuni suoi compagni. Una violenza così efferata da costringere la ragazza a recarsi in ospedale per le ferite riportate e un trauma con il quale ancora oggi fa i conti. La mamma, che preferisce restare anonima per paura di ripercussioni, racconta quanto accaduto. È stata già vittima di bullismo in modo morale. È successo che in classe qualche volta gli hanno chiesto di copiare un compito perché lei prende voti alti. Se andava a scuola con una maglietta o scarpe firmate veniva insultata, comunque veniva criticata e via. Era l'orario d'uscita e stavo rientrando a casa. Mi chiama una signora che mi dice: signora, deve subito correre a casa. Mi sono ritrovata lì, mia figlia, distesa per terra, senza una ciocca di capelli, con il muso tutto rotto, gonfio, piena di sangue, presa a calci alla testa, alle ginocchia, sul ventre, addirittura gli hanno preso con un piede, gli è stato pressata proprio sulla pancia. Non riusciva a vedermi bene perché era tutta intontita ovviamente. Lei, quando sentì la voce, mi disse: mamma, aiutami, non respiro. La violenza che è stata usata non è stata una ragazzata, perché ogni ragazzo, no, potrebbe avere un litigio, però uno spintone, una cosa del genere, va bene, si può accettare, ma addirittura ridotta in quel modo, cioè voglio dire. Le autrici di quanto accaduto, una compagna di classe e una di scuola. Una compagna di classe, lei è pentita, almeno lei è recuperabile ancora, la sua compagna di classe. Mentre l'altra, che l'ha aggredita in modo veramente brutale, io penso che per lei no. Per lei non c'è una speranza, perché una ragazza che passati 2 o 3 giorni dice: no, io non mi sono pentita, ormai è fatta. Sono state espulse da scuola solo per 10 giorni e io mi aspettavo che una di loro doveva essere totalmente allontanata dall'istituto. Ma comunque c'è il fatto che quando mia figlia rientrerà a scuola le sue compagne sono lì. Lei innanzitutto, mia figlia ha cambiato sezione, non scuola, perché mia figlia non deve vergognarsi di andare a scuola, mia figlia non deve cambiare scuola, sono là dove devono abbassare la testa e veramente quando vedono mia figlia devono abbassare la testa e non devono più nulla. Adesso la giovane studentessa ancora non è rientrata a scuola e porta sul corpo e nel cuore i segni di quell'atto violento. È ancora piena di lividi, addirittura sul fianco sinistro ancora il segno di una scarpa, diciamo, ecco. E hanno escluso danni, diciamo, gravi, che all'inizio, perché lei ha iniziato a vomitare per circa 3 giorni e quindi pensavamo al peggio, poi ha fatto degli accertamenti in ospedale, per fortuna niente di grave. La cosa peggiore che persiste oggi, i lividi, quelli ce li ha su tutto il corpo, purtroppo gli manca la ciocca di capelli, quelli cresceranno, pazienza, che mia figlia adesso oggi sta subendo e che è lo stato psicologico in cui si trova. La rabbia che io ho è che nessuna mamma si ha cercato di dividere, non è che dovevano aggredire le ragazze, ma almeno di fermare quella situazione lì. Un fenomeno purtroppo non insolito in città e chi lancia un monito ad istituzioni e cittadini. Quello che un cittadino, un normale cittadino deve fare sostanzialmente è quello di non girarsi dall'altro lato. Da singolo cittadino quello che io chiedo è che bisogna finalmente uscire dall'idea di bassissimo livello culturale dell'omertà sociale.